Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come realizzare insieme un calendario dell'avvento. Quello che ci servirà saranno dei cartoncini di colore rosso, di colore giallo, di colore verde e di colore marrone. Poi ci servirà anche una riga, dei numerini per appunto segnare i nostri giorni, uno scotch biadesivo o anche della colla, un'immagine stampata di un Babbo Natale, una matita, dei pennarelli, magari anche sul bianco e sul dorato, e la nostra cara forbice. Quindi iniziamo subito ritagliando due striscioline della larghezza di 6 cm e da un altro foglio taglieremo due altre striscioline sempre della stessa larghezza ma della lunghezza di metà foglio. Una volta fatto questo attacchiamo le nostre strisce più lunghe sul foglio giallo e andiamo poi ad attaccare un altro foglio sulla parte del retro al nostro foglio giallo per prolungare e rendere più lungo il nostro calendario. Attacchiamo anche le due striscioline più corte nella parte davanti e proseguiamo in questo modo. Ritagliamo poi il foglio giallo alla stessa lunghezza delle striscioline rosse e fatto questo procediamo con il ricavare dal foglio verde delle striscioline della larghezza di 1,40 cm e in tutto ci serviranno 12 strisce verdi. Una volta fatto questo prendiamo il cartoncino marrone e tagliamo due strisce della larghezza di 3 cm che andranno a formare le basi del nostro camino. Sopra poi per finire il tutto ritagliamo un'altra striscia della larghezza di 2 cm. Adesso decoriamo tutto quanto con il pennarello o anche il colore a matita, va bene lo stesso. E siccome la parte rossa è il muro del nostro camino, andiamo a inserire delle decorazioni come se fossero insomma dei mattoncini e andiamo anche a colorare il camino con magari dei richiami color oro. Adesso siamo pronti a inserire le nostre striscioline, però prima di farlo dobbiamo andare ad inserire tanti piccoli pezzi di scotch biadesivo, quante sono le striscioline, anzi forse qualcosa anche di più, in modo che una volta che il nostro calendario viene appeso al muro è più difficile che le striscioline cadano. Fatto questo riattacchiamo la nostra striscia rossa e appunto siamo pronti ad inserire le strisce verdi nel nostro calendario d'avvento. È quasi pronto, manca solamente di inserire i numerini. Io sto usando questi qua che ho preso da Tiger che ci stavano abbastanza bene. Fatto anche questo andiamo a prendere il nostro Babbo Natale e lo andiamo a ritagliare per bene e lo andiamo ad incollare su un pezzo di cartoncino, magari se giallo è ancora meglio. Andiamo poi a tagliare la parte di mezzo in modo che si formino due striscioline ed ecco qui il nostro calendario d'avvento è pronto. Potete poi scrivere magari un pensiero o un'azione da far fare dietro ogni singolo giorno in modo che ogni volta che togliete la strisciolina farete appunto quell'azione. Man mano il vostro Babbo Natale cadrà sempre di più fino a far arrivare appunto il giorno del 24 che cadrà nel vostro camino acceso a portarvi i regali. Spero che questo calendario dell'avvento vi sia piaciuto, mi raccomando se è così lasciatemi tanti mi piace. Vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo, ciao!